Intervista. Dica. Un'intervista, dica qualcosa. Vuoi... Siamo qui riuniti per il genetliaco della signora Sur. Siamo felicissimi poiché siamo in pochi ma buoni. Già tutti un po' ubriachi e questo depone a favore della festa. Grazie. Signora, dica qualcosa. Sono contenta di essere qui. Sono contenta di essere in questo posto. Capito? Stai in groppa, come si dice. Intervista, dica qualcosa. No, sto rosicando adesso, sto rosicando. Tu spostati un po', che prego. Hai visto? Questa è troppo bella, dai. Intervista, dite qualcosa. Dite qualcosa. Ma la così Vittorio è coperto. 35,70. Dai, 35,70, lui è 35,70. Intervista, dica qualcosa. Che cosa? No, alza la mano, devi fare. Bernardi, di qualcosa. Flash non le devi proprio ma fare. Ma io sto a fare le improvvisate. Intervista. Incredibile, intervista. Intervista, dica. Dici qualcosa. Dica. Forza Inter. Ma... Cosa ne penso della festa? Che cosa ne penso? Della festa. La festa è bellissima, piena di gente estremamente simpatica. E c'è pure un ragazzino che rompe. Bonico che casco. Intervista. Questo è prima cifra. No, mamma mia. Questo è il bramuro. Di qualcosa, Bob, intervista. Sono onorato di stare a questa festa con questi splendidi amici. E viva Tiziana, auguri! Bella serata. Intervista, dici qualcosa. Io vorrei dire che amo quello lì, no? Però quello lì sta pensando solo di mangiare le patate. E poi io soprattutto viva le patate! Sì, e io soprattutto amo Tiziana. E la amo, anche se qualche volta non mi riconosce perché mi dice che io sono pazza. E ovviamente Tiziana, essendo una persona ragionevole, capisce che io sono pazza. Auguri! Ruben! Dai, spacca tutto, Ruben! Adesso fa il cibo. Attenzione, momento sexy filmato. Com'era? Intervista. In realtà io soffrivo perché mi tirava per le spalle, no? Bernardi, devi dirci qualcosa. Che dunque, diamo un po'. Non mi ricordo. Va bene? Va bene. Intervista. Intervista? No. Ma, I don't speak Italian, I'm sorry. Stanno fuori di testa. Tanto figura quando avevo bevuto qua. Intervista la presenza. Dici qualcosa. Ma Anita, perché ci vogliono appena 3 mesi? Sto pensando a lui che mi dice, che mi chiede di un'altra persona. Allora, questa è la famosa battuta di... A volte cerchi un fiammifero, trovi un vulcano. A volte cerchi il prospero e succedono cose strane. Cara. Che dici? Oggi siamo fatti. Io ho scritto l'altro ieri. Demita in penombra, intervista, ci dica qualcosa. No, niente, quello è bene. No. Attenzione, possiamo chiudere qui la nostra intervista singolare a tutti quanti. Intervista alla pasta. La pasta, i peperoni, il riso, i pomodori, il couscous, tutte le cose, tutte molto buone, le patate, e basta, qui c'è la selfie area. Oh, noi abbiamo finito, qua, abbiamo già ascoltato. Ma io e lui no, non finiamo mai.